benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato di come gli uomini hanno sempre sentito il bisogno di cercare il divino, e lo hanno immaginato ed adorato in modi sempre diversi nel tempo. La ricerca del divino è un tema complesso e affascinante che ha radici profonde nella storia dell'umanità. Ci sono diverse ragioni per cui l'uomo sente il bisogno di cercare il divino. Bisogno di significato. Molti cercano risposte alle grandi domande della vita, come il senso dell'esistenza, la natura della morte e ciò che potrebbe esserci oltre. La religione e la spiritualità offrono risposte ed un senso di scopo che può essere rassicurante. Esperienza del mistero. L'universo è vasto e pieno di misteri. La sensazione di meraviglia e stupore di fronte alla complessità e alla bellezza del mondo può portare le persone a cercare qualcosa di più grande di loro stessi. Bisogno di comunità. Le pratiche religiose spesso creano un senso di appartenenza e comunità. Partecipare a rituali e cerimonie può rafforzare i legami sociali e offrire supporto emotivo. Ricerca di conforto. In momenti di difficoltà o sofferenza, molte persone trovano conforto nella fede. La credenza in un potere superiore, che può aiutare, può offrire speranza e forza per affrontare le avversità. Aspetto innato. Alcuni studiosi suggeriscono che la religiosità possa essere una parte innata della natura umana, una sorta di predisposizione biologica a cercare il trascendente. Queste sono solo alcune delle ragioni che possono spiegare perché l'uomo ricerca il divino ed è un tema che continua a essere esplorato da filosofi, teologi, psicologi e scienziati. L'esistenza del divino percepito come un potere superiore è una delle questioni più antiche e dibattute nella storia dell'umanità. Dal punto di vista scientifico, non esistono prove definitive che confermino o smentiscano l'esistenza di un potere superiore. La scienza si basa su osservazioni empiriche e sperimentazioni ripetibili, mentre la questione di un potere superiore spesso rientra nel campo della fede e della filosofia, che trattano aspetti quasi sempre non misurabili o osservabili. Tuttavia, ci sono alcuni punti di riflessione interessanti. Argomenti filosofici. Alcuni filosofi e teologi hanno proposto argomenti razionali per l'esistenza di un potere superiore, come il famoso argomento cosmologico di Tommaso d'Aquino o l'argomento ontologico di Anselmo d'Aosta. Questi argomenti non sono prove scientifiche, ma tentativi di usare la logica per sostenere l'esistenza di Dio. Esperienze personali. Molte persone riportano esperienze personali di natura spirituale o mistica che interpretano come prove di un potere superiore. Queste esperienze sono soggettive e non possono essere verificate scientificamente, ma sono significative per chi le vive. Scienza e spiritualità. Alcuni scienziati e pensatori, come Albert Einstein e Carl Sagan, hanno espresso meraviglia e stupore per l'universo, suggerendo che la scienza e la spiritualità non sono necessariamente in conflitto, ma possono coesistere come modi diversi di esplorare la realtà. Limiti della scienza. La scienza ha i suoi limiti e non può rispondere a tutte le domande esistenziali. Alcuni sostengono che la scienza e la religione rispondano a domande diverse. La scienza si occupa del come, del mondo naturale, mentre la religione si occupa del perché, dell'esistenza. In definitiva, la questione dell'esistenza di un potere superiore rimane aperta e personale. Ed è un tema che continua a ispirare dibattiti e riflessioni profonde. Il divino o potere superiore, concepito come trascendente, la scienza e la filosofia lo affrontano in modi diversi, ma complementari. Alcuni punti chiave su come la scienza si rapporta a questo concetto sono: limiti della scienza. La scienza si occupa principalmente di fenomeni osservabili e misurabili. La trascendenza, essendo per definizione al di là dell'esperienza sensibile, sfugge ai metodi scientifici tradizionali. Fisica teorica. Alcuni aspetti della fisica teorica, come la teoria delle stringhe o i multiversi, esplorano realtà che vanno oltre la nostra esperienza quotidiana. Questi concetti, pur essendo scientifici, toccano temi che possono sembrare trascendenti. Cosmologia. La cosmologia studia l'origine e la struttura dell'universo. Domande sull'inizio del tempo e dello spazio possono avvicinarsi a questioni filosofiche e trascendenti, come l'esistenza di un creatore o di un principio primo. Neuroscienze e coscienza. Le neuroscienze esplorano la natura della coscienza, un tema che ha implicazioni trascendenti. Alcuni scienziati e filosofi discutono se la coscienza possa essere completamente spiegata in termini fisici o se ci sia qualcosa di oltre. Interdisciplinarità.
alcuni scienziati e filosofi promuovono un dialogo tra scienza e spiritualità, sostenendo che entrambe possono offrire prospettive valide sulla realtà. Questo approccio interdisciplinare cerca di integrare la conoscenza scientifica con intuizioni filosofiche e spirituali. In sintesi, mentre la scienza tradizionale può avere difficoltà a trattare direttamente il concetto di trascendenza, ci sono aree di ricerca che si avvicinano a queste tematiche, offrendo nuove prospettive e stimolando il dialogo tra scienza e filosofia. Per quanto riguarda la scienza, ci sono stati diversi esperimenti scientifici che hanno cercato di esplorare la spiritualità e l'esperienza religiosa. Ecco alcuni esempi significativi. Neuroscienze ed esperienze spirituali. Alcuni studi hanno utilizzato tecniche di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, per osservare cosa accade nel cervello durante esperienze spirituali intense. Ad esempio, uno studio ha rilevato che certe aree del cervello, come il lobo parietale, mostrano attività ridotta durante esperienze mistiche, suggerendo una diminuzione della percezione del sé e un senso di unità con l'universo. Psicologia della religiosità. La psicologia ha esaminato gli effetti della religiosità sulla salute mentale e sul benessere. Alcuni studi hanno trovato che la partecipazione a pratiche religiose può essere associata a livelli più alti di felicità e a una migliore gestione dello stress. Esperimenti di biopsicologia. Ricercatori come Lisa Miller hanno condotto esperimenti per capire gli effetti delle esperienze spirituali sul cervello. Utilizzando strumenti avanzati, hanno scoperto che tali esperienze possono attivare specifiche aree cerebrali legate alle emozioni e alla percezione. Studi interdisciplinari. Alcuni studi combinano approcci di diverse discipline, come la semiotica e le neuroscienze, per descrivere e analizzare l'esperienza religiosa. Questi studi cercano di comprendere come le esperienze religiose siano percepite e vissute a livello cognitivo e sensoriale. Questi esperimenti non forniscono prove definitive dell'esistenza di un potere superiore trascendente, cioè del divino, ma offrono una comprensione più profonda di come le esperienze spirituali e religiose influenzino il cervello ed il comportamento umano. Inoltre, la trascendenza del divino è un concetto complesso che ha diverse interpretazioni in filosofia, teologia e altre discipline. Ecco alcune delle principali interpretazioni. Filosofia classica. Nella filosofia greca, Platone vedeva la trascendenza come il mondo delle idee, una realtà perfetta e immutabile al di là del mondo sensibile. Aristotele, invece, considerava la trascendenza in termini di un primo motore immobile, una causa prima che non è parte del mondo fisico ma lo muove. Filosofia medievale. Per filosofi come Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, la trascendenza era strettamente legata a Dio. Agostino vedeva Dio come al di fuori del tempo e dello spazio, mentre Tommaso d'Aquino sviluppò l'idea di Dio come essere necessario e causa prima di tutto ciò che esiste. Filosofia moderna. Cartesio e Kant hanno esplorato la trascendenza in relazione alla conoscenza e alla percezione. Cartesio vedeva la mente umana come capace di trascendere il mondo fisico attraverso la ragione, mentre Kant considerava la trascendenza come ciò che va oltre l'esperienza sensibile, accessibile solo attraverso la ragione pura. Filosofia contemporanea. Heidegger e altri filosofi esistenzialisti hanno interpretato la trascendenza come un'esperienza esistenziale. Per Heidegger, la trascendenza è legata al concetto di essere nel mondo, dove l'essere umano trascende il mondo attraverso la sua esistenza e le sue esperienze. Teologia. In teologia, la trascendenza si riferisce spesso alla natura di Dio come al di là e indipendente dal mondo creato. Questo concetto è presente in molte religioni, dove Dio è visto come trascendente rispetto all'universo fisico e alle leggi naturali. Spiritualità e misticismo. In molte tradizioni spirituali e mistiche, la trascendenza è vista come un'esperienza personale di unione con il divino o con una realtà superiore. Queste esperienze sono spesso descritte come momenti di illuminazione o estasi che vanno oltre la normale percezione sensoriale. Queste diverse interpretazioni mostrano come il concetto di trascendenza possa essere applicato in vari contesti, offrendo una ricca gamma di significati ed implicazioni. Per quanto riguarda le esperienze mistiche, ci sono molti esempi nella storia, che hanno avuto un impatto significativo sulla spiritualità e sulla cultura delle loro epoche. Ecco alcuni dei più noti. Santa Teresa d'Avila. Una delle figure più importanti della mistica cristiana, Santa Teresa d'Avila descrisse le sue esperienze mistiche in opere come il castello interiore. Le sue visioni e il suo senso di unione con Dio hanno influenzato profondamente la spiritualità cattolica. San Giovanni della Croce. Contemporaneo di Santa Teresa,
San Giovanni della Croce è noto per i suoi scritti mistici, tra cui La notte oscura dell'anima. Le sue esperienze di estasi e unione con il divino sono centrali nella tradizione mistica cristiana. Meister Eckhart. Un mistico e teologo tedesco del XIII secolo, Meister Eckhart è famoso per i suoi sermoni e scritti che esplorano la relazione diretta e personale con Dio. Le sue idee hanno influenzato molte tradizioni spirituali occidentali. Padre Pio da Pietrelcina. Un frate cappuccino italiano del XX secolo, noto per le sue stigmate e le sue visioni mistiche. Padre Pio è venerato per la sua vita di preghiera intensa e le sue esperienze spirituali straordinarie. Jalal al-Din Muhammad Rumi. Un poeta e mistico sufi persiano del XIII secolo, Rumi è celebre per i suoi poemi che esprimono un profondo amore e unione con il divino. Le sue opere, come il Masnavi, sono ancora oggi molto influenti. Siddhartha Gautama. Noto come il Buddha, cioè il risvegliato o l'illuminato, raggiunse l'illuminazione attraverso la meditazione profonda. Le sue esperienze mistiche e i suoi insegnamenti hanno dato origine al buddismo, una delle principali religioni del mondo. Questi esempi mostrano come le esperienze mistiche abbiano attraversato culture e religioni diverse, offrendo una connessione profonda con il divino o con una realtà superiore. Le differenze tra la mistica occidentale e quella orientale sono profonde e riflettono le diverse tradizioni culturali, filosofiche e religiose. Alcune delle principali differenze sono nell'obiettivo dell'esperienza mistica e consistono: in Occidente, la mistica, soprattutto nella tradizione cristiana, tende a focalizzarsi sull'unione dell'umano con il divino. L'obiettivo è spesso una comunione personale con Dio, come si vede negli scritti di mistici come Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. In Oriente, nella mistica, come nel buddismo e nell'induismo, l'obiettivo è spesso la fusione con il divino o l'illuminazione. Questo può significare la dissoluzione del sé individuale in una realtà più grande, come nel concetto di nirvana nel buddismo o di moksha nell'induismo. Per quanto riguarda l'approccio alla divinità, in Occidente, la mistica occidentale tende a essere teistica, con un focus su un Dio personale e trascendente. La relazione con Dio è spesso descritta in termini di amore e devozione. In Oriente, la mistica orientale può essere non teistica o politeistica. Ad esempio, nel buddismo, l'illuminazione non implica necessariamente un Dio personale, ma piuttosto una comprensione profonda della natura della realtà. Per i metodi e le pratiche. In Occidente, le pratiche mistiche occidentali includono la preghiera contemplativa, la meditazione cristiana e l'ascetismo. Queste pratiche mirano a purificare l'anima e avvicinarla a Dio. In Oriente, le pratiche mistiche orientali includono la meditazione, lo yoga e altre tecniche di disciplina mentale e fisica. Queste pratiche mirano a trascendere l'ego e raggiungere uno stato di consapevolezza superiore. Per l'esperienza del sé. In Occidente, nella mistica, l'individuo mantiene un senso di sé anche nell'unione con Dio. L'esperienza mistica è spesso descritta come un dialogo o una relazione personale con il divino. In Oriente, nella mistica, l'esperienza mistica può comportare la dissoluzione del sé individuale. L'illuminazione è vista come la realizzazione che il sé individuale è un'illusione e che tutto è interconnesso. Queste differenze riflettono le diverse visioni del mondo e della spiritualità che caratterizzano le tradizioni occidentali e orientali. Tuttavia, entrambe le tradizioni condividono un profondo rispetto per l'esperienza mistica come via per comprendere la realtà ultima. Inoltre il divino lo hanno immaginato e adorato in modi sempre diversi nel tempo. La ricostruzione del modo in cui gli uomini hanno immaginato il divino nel corso del tempo può riservare molte sorprese. Perché le divinità sono state concepite dagli uomini in un'infinita varietà di forme. E perfino il nostro Dio, quello degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, sembra avere avuto, in tempi remoti, insospettabili identità. Il Signore degli animali. La prima rappresentazione di una divinità con forma umana, ma con corna di cervo e pelle di lupo, è stata trovata nella Grotta dei Tre Fratelli, in Francia, e risale a 25.000 anni fa. Era uno sciamano, una sorta di primitivo sacerdote in contatto con gli spiriti, divinizzato. Nella preistoria gli sciamani ritraevano a loro volta, sulle pareti di profonde grotte, gli esseri che vedevano nel mondo degli spiriti, quando entravano in trance, usando sostanze psicotropiche o rituali particolari. Erano, quasi sempre, divinità zoomorfe, cioè con forme animali,
considerate i signori delle specie cacciate, signori dei mammut, del cavallo selvatico, del bue selvatico e così via, come quelli raffigurati nella grotta di Lascaux. La divinità assunse poi, nel Paleolitico e con l'avvento dell'agricoltura, sembianze femminili. Le statuette sacre di Venere con il ventre, i seni e le natiche evidenziati raffiguravano una dea madre, protettrice della fertilità. Infine, con le invasioni dei bellicosi popoli Kurgan a cavallo, provenienti dalle pianure del Volga, e la diffusione in Europa della guerra tra eserciti organizzati, emersero divinità maschili. Erano dei degli eserciti, le bandiere dei diversi popoli. Se un popolo vinceva su un altro voleva dire che il suo dio era superiore. Il dio della Bibbia. Con Yahweh, il dio ebraico della Bibbia, le cose andarono però in modo diverso. Seppure perdente, con il suo popolo in esilio, fu considerato il creatore, l'unico vero dio, di tutti, non più solo un protettore del suo popolo. E questa nuova immagine di Dio si diffuse grazie al formidabile strumento teologico divulgativo della Bibbia. Ma ci volle tempo, e oggi si sa che fu un percorso tortuoso. Analizzando le sacre scritture con il metodo storico critico, gli studiosi hanno scoperto che il monoteismo si affermò in un modo un po' diverso da come comunemente si crede. Per quanto gli ebrei ne siano ritenuti i pionieri, infatti, oggi si ipotizza che la sua vera origine sia nella divinità egizia di Aton, il disco solare, chiamato anche Amen, stesso termine con cui si concludono ancora oggi le preghiere cristiane. Quando in Egitto fu restaurato il politeismo, i fedeli di Aton, esuli dal paese, avrebbero esportato il monoteismo. Già il fondatore della psicanalisi, Sigmund Freud, aveva ipotizzato che Mosè fosse in realtà uno di loro. Ma il passaggio al monoteismo non fu diretto. Uno dei nomi biblici di Dio, Elohim, è un nome plurale, il plurale di Eloah. Nella Genesi egli dice, facciamo l'uomo a nostra immagine. La spiegazione consueta è che si trattasse di una forma di plurale maiestatis, per esaltare la figura di Dio. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma oggi è stata avanzata l'ipotesi che sia in realtà una traccia linguistica di una precedente fase politeistica della religione ebraica, influenzata dai culti della terra di Canaan, diretti al Dio El. Inoltre, Eloah si legge Allah, suono con cui i musulmani indicano Dio. E non è la sola contiguità. Va ricordato che, secondo le scritture, Abramo, il profeta del patto con Dio, è il capostipite delle tre grandi religioni monoteistiche, attraverso i figli Isacco, linea ebraico-cristiana, e Ismaele, linea arabo-musulmana. È probabile, quindi, che gli ebrei abbiano avuto una forma di monolatria, una fase cioè in cui fu venerato un dio preminente ammettendo che ve ne fossero altri accanto a lui, e ancora prima di politeismo. Se non fosse così, perché nei Dieci Comandamenti il primo afferma «Non avrai altro dio all'infuori di me». E perché gli israeliti al passaggio del Mar Rosso avrebbero dovuto cantare «Chi mai è come te tra gli dèi, o Signore?» La moglie di Dio. La divinità della città di Ugarit, El, l'Elohim di cui parla la Bibbia, aveva come moglie Asherah, e anche figli. Di qui potrebbe derivare l'espressione biblica «figli di Dio». Nei rotoli del Mar Morto, collezione di testi sacri che vanno da lì al III secolo d.C., si legge una versione più antica del Deuteronomio biblico rispetto a quella dei testi canonici. È scritto che ogni membro della famiglia divina riceve da El una nazione e Israele è la parte che spetta a Yahweh. I figli di Dio sono chiamati a prostrarsi di fronte al Signore nel Salmo 29. Inoltre, sono tanti i passi biblici nei quali Dio è collocato, pur in una posizione di preminenza, all'interno di un pantheon di altri dei. Per esempio, ti loderò davanti agli dei, Salmo 138. Il nostro Dio è più grande di tutti gli dei, Dio è il Dio degli dei, parla il Signore, Dio degli dei, Salmo 50. Se i figli di El finirono per assumere un significato diverso, sorte peggiore ebbe Asherah, meglio nota come Astarte. Il suo culto venne estirpato, come si può leggere nel Deuteronomio, demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele e cancellerete i loro nomi da quei luoghi. La memoria di Asherah è stata però recuperata con la scoperta archeologica di lastre di pietra con inciso, a Yahweh e dalla sua compagna Asherah. Antichissima Trinità. Anche il culto di Aton deve avere in ogni caso coinvolto Israele. Oggi gli studiosi pensano che Aton sia diventato Adonai, altro termine con cui è indicato Dio nella Bibbia. Una ricostruzione critica ipotizza che Re Saul, impegnato militarmente con i Filistei,
valutasse che il messaggio di pace di questo dio egiziano non fosse funzionale a una politica di conquista, per la quale era meglio un dio nazionale, degli eserciti. A tal fine, sostenne il culto locale di Yahweh, senza però opporsi al culto preesistente, in modo da evitare divisioni. Nel Dio di Israele si fusero dunque due sensibilità religiose, quella di Aton, Adonai, e quella di Yahweh. La molteplicità di nomi con i quali nella Bibbia si indica Dio, Elohim, Adonai, Yahweh, indicherebbe insomma divinità distinte, che si fusero in un lento processo. Maschio o femmina? A spingere dalla monolatria al monoteismo furono, secondo gli studiosi, il progetto di re Giosia di unificare Israele in una potenza regionale, poi liquidato dagli Egizi, e l'esilio babilonese. Gli ebrei, senza più un re e una nazione, trovarono nella religione un nuovo senso di appartenenza. Il loro Dio era più grande degli dei degli occupanti, che erano solo idoli. Nella narrazione della creazione, scritta durante l'esilio, Dio crea la luna, il sole e le stelle, che rappresentavano divinità babilonesi. Un modo per dire che le divinità di quelli discendevano dall'unico vero Dio, quello ebraico, che avrebbe saputo, al momento giusto, liberare il suo popolo da Babilonia. Una situazione simile, cioè la variazione del carattere della divinità, si produsse molti secoli dopo anche con il Dio fattosi uomo del cristianesimo. Durante le persecuzioni romane, Cristo da divinità pacifica diviene il divino giustiziere nell'Apocalisse di Giovanni, che sarebbe tornato sulla terra per trionfare. Per i cristiani gnostici dei primi secoli, invece, l'estrema emanazione di Dio era la Sofia, con una natura femminile, generatrice del mondo materiale, nonché sposa di Gesù Cristo. Dopo la conversione di Costantino, Dio si manifestò in genere attraverso Gesù, apparve più altruista e interessato alla conversione di tutti i popoli. Ma le caratteristiche del padre e del figlio cambieranno ancora all'epoca delle grandi eresie. Per gli ariani del IV secolo d.C., Cristo aveva natura solo umana. Mentre nel XII secolo i catari, diffusi anche in Veneto e Lombardia, ritenevano che il mondo materiale fosse il risultato dell'azione di un principio malvagio e che fosse quello buono, più distante, il vero Dio. Nell'Islam. Con la riforma protestante, Dio divenne l'unico artefice della salvezza dei singoli uomini, che non hanno modo di conseguirla con le proprie opere. Mentre con la versione calvinista della riforma, Dio fu anche un modello virtuoso per il lavoro. Il successo professionale era infatti considerato un indizio di predestinazione alla salvezza. Ma è con Allah che al Dio delle religioni monoteiste viene attribuita la massima influenza. Nella religione islamica, infatti, Allah è ragione diretta di qualunque cosa, anche delle azioni umane. Una concezione così forte della divinità fu favorita, per gli storici, dalla necessità di unificare le tribù arabe sotto la bandiera di un unico Dio. Nell'Islam, di conseguenza, è sempre stata difficile la separazione fra potere dello Stato e potere religioso, perché il primo si è sempre formato attorno a un progetto religioso con forti valenze sociali. Infine, entrando nello specifico della relazione tra la scienza e la ricerca di Dio, la questione parte dalla domanda: Dio esiste? Per gli uomini di fede la domanda non si pone proprio, ma per la scienza? Può la scienza, così come la intendiamo oggi, indagare questo ambito e arrivare a una risposta? La questione non è nuova, e non è un caso che nel corso dei secoli filosofi e pensatori di ogni credo e partito abbiano versato fiumi d'inchiostro per raccontare giusto il loro pensiero. Quello che viene trattato in questo video è solamente un piccolo frammento della discussione infinita, sui come e sui se, la scienza e gli scienziati, che presi uno per uno possono essere credenti o meno, possano arrivare a un'ipotesi condivisa sull'esistenza o la non esistenza di Dio. Nella scienza pura. Tempo fa l'idea che la scienza sia in grado di dare una risposta alla questione ha ripreso vigore, complice, forse, la scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, cosiddetta male, perché è un'espressione giornalistica decisamente sgradita agli scienziati. Per loro il bosone di Higgs dimostra solo l'esistenza del campo di Higgs, il quale permea l'intero universo e con il quale tutte le particelle interagiscono e, così facendo, alcune di esse acquisiscono la loro massa. Al di là della fisica, è una scoperta intrigante, che alla lontana in qualche modo, giustifica il nome, particella di Dio, evitato come la peste dagli scienziati ma non dagli uomini perennemente alla ricerca di qualcosa che li conferma dell'esistenza di qualcosa di divino. Fino a che punto la scienza può spingersi nel dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di Dio? Un'invenzione umana. La questione si potrebbe forse risolvere con la logica, ma la cosiddetta prova regina nessuno l'ha ancora trovata.
Un esempio. Emily Thomas, filosofa dell'Università di Durham della Gran Bretagna, scriveva che la vastità dello spazio è la dimostrazione lampante che Dio non esiste. L'universo ha oltre 13 miliardi di anni, la Terra circa 4 miliardi di anni e gli umani si sono evoluti circa 200.000 anni fa, l'equivalente di un battito di ciglia rispetto ai tempi dell'universo. Eppure il Dio delle religioni è sempre antropocentrico, concentrato sugli esseri umani ed immaginato con fattezze umane. Ad esempio nel libro della Genesi della Bibbia, c'è scritto che Dio creò Adamo a sua immagine e somiglianza. Come possiamo spiegarlo? La risposta più semplice è che Dio non esista, ma è un'invenzione umana. Ma si può, scientificamente, essere certi che quella di Dio sia una invenzione umana? Per i credenti l'esistenza di Dio non ha bisogno di prove né di giustificazioni. È un atto di fede, e la sua esistenza si riscontra nel creato. L'essere divino, inoltre, si rivela solo a chi è predisposto ad accoglierlo. Anche in questo caso, riflettono alcuni scienziati, qualche considerazione di carattere storico può forse aiutare. Noi oggi sappiamo con certezza da quando gli uomini hanno iniziato a farsi delle domande su misteri, spiriti e divinità. Reperti del Paleolitico, periodo che va da 2,5 milioni a 10.000 anni fa, suggeriscono che i nostri lontani parenti adoravano varie entità. Si ritiene che l'idea di grandi divinità, cioè entità superiori in grado di punire o premiare, specialmente nell'aldilà, iniziò a farsi strada appunto 2,5 milioni di anni fa, con lo scopo di spiegare, ma anche di rafforzare, unire, spaventare e via dicendo i gruppi di umanoidi. L'idea di un premio, un paradiso, aiuta infatti gli individui a essere più cooperativi e le comunità a prosperare grazie alla cooperazione. Tuttavia, storicizzare la nascita delle religioni non basta a dimostrare che Dio sia un'invenzione umana. Allo stesso modo, non conferma la tesi opposta, di chi sostiene di aver avuto esperienze di premorte e di aver conosciuto per brevi istanti un al di là di luce e serenità. A dispetto di ciò che raccontano romanzi e film, questa condizione ai confini della morte è indagata dalla scienza, perché decretare una morte è spesso più complesso di quanto si pensi, e gli studi contemplano l'uso di sostanze allucinogene, che pare inducano esperienze analoghe agli stati clinici di premorte. Romanzi e film ci giocano parecchio. Ma la verità è che nessuna di queste ricerche si è mai sognata di indagare un ipotetico al di là, né di dare una risposta alla fatidica domanda con la quale abbiamo iniziato. Nessuno scienziato ha mai neppure potuto confermare un miracolo. Storicamente, la maggior parte di ciò che veniva definito miracolo è stato col tempo spiegato alla luce di nuove conoscenze, e ciò che ancora non è spiegabile potrebbe esserlo in futuro. E quindi? Quindi niente, siamo esattamente al punto di partenza. Dobbiamo dare forse ragione a Friedrich Nietzsche, che nell'Ottocento scriveva: «In realtà fra la religione e la vera scienza non ci sono parentele, né amicizia e neanche inimicizia, vivono semplicemente su pianeti diversi». Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.